Ok, ci siamo riposati. Possiamo quindi dirigerci al primo dei due fari. Via del faro di Babi. Non ci hanno ancora ordinato di iniziare a lavorare. Ci danno un giorno libero? Caro mio, in realtà non è un giorno libero, ma bensì un giorno molto problematico questo, visto che ci manca ancora una psicoenergia. Una psicoenergia che ci permetterà, uno, di avanzare qui, ma anche di avanzare, come avete visto la scorsa volta, nell'isola del Teschio. Vediamo cosa c'è qua sotto. Fammi indovinare, devo liberarmi il passaggio, così da poter poi passare nella parte dopo. Che poi ha tutta una prospettiva strana, perché hanno tutti sti colori pastello e non capisci dove devi girare dove. Oh Gesù. Appunto, fammi vedere. Qua non si passa. Oh, è una remanticora e un fuoco fatuo che ha cercato di infettarmi. Allora, 1, 2, 3 e 4. Dovremmo, esatto, riuscire ad ucciderlo con loro due. Speravo in un colpo critico, però vabbè. Speravo in un colpo critico da parte di tutti e due, ma ci pensa Ivan. Bravo Ivan. Detto questo, allora, da questa parte non si prosegue, però lì c'è una piantina da far crescere. Quindi iniziamo scendendo di sotto e vediamo dove finiamo. Ecco fatto. Vediamo dove arriviamo. Ah, ma guarda un po'. Dunque, qualcuno ha crescita o devo insegnarlo? Devo insegnarlo, va bene. Ecco a te, vai Garrett. Bravissimo, glielo lasciamo un attimo. No, meglio evitare, non si sa mai. Ecco qua, proseguiamo. Dove ci troviamo? Sicuramente in una zona che solo scendendo di qua possiamo raggiungere. Buongiorno, ultimo Digin. Spero che tu ti faccia catturare senza problemi. Col cacchio, ovviamente. Allora, anzi, meniamolo forte fin dall'inizio. Il problema è che io non so veramente che cosa usare, perché questi attacchi qua, finché erano fisici, tipo quello lì del ninja, erano fortissimi. Poi arrivano sti attacchi e fanno cagare. Dobbiamo livellare la squadra. Il problema qual è? Che distruggi raggio. Il problema è che molti degli attacchi forti arrivano a livelli molto alti. Il problema è che quei livelli alti, in questo gioco, nel primo in particolare, lo raggiungi molto difficilmente. Raffica. Raffica blocca la psicoenergia. Ok, e se ti attivo non mi cambi nulla, mi cambi solo le statistiche. Ok, meraviglioso, meraviglioso avere tutti quanti i Digin. Sono veramente contento di aver completato il tutto per bene. Proseguiamo, vediamo dove finiamo. Allora, di qua si sale e siamo dove eravamo poco fa. Benissimo, quindi direi, sembra una faccia tra l'altro. Vediamo dove andiamo di qua. Mi sa... Oh, una porta chiusa. Pensavo che era l'entrata. Aspetta un attimo, tu sei un re orco. Oh, lui in realtà mi serve per un semplice fattore, perché ha una buona possibilità, che culo, di darci un oggetto. E quell'oggetto vorrei averne un po' di più. Non vi dico qual è, però ne vorrei di più. Allora, di qua o di qua? Io proverei questa. Mi sa che però era l'altra, vero? No, è giusta. Perfetto. Boom! Eccoci qua. Di qua si esce? Sì, perfetto. Ma scusami, come abbiamo aperto la porta che era chiusa a chiave? Eccoci qua. Ciao. Sei sicuro che siano passati da quella porta? Sì, hanno aperto la porta di pietra e sono entrati. Si può aprire la porta? No, signore, mi spiace. Niente da fare, non c'è verso. Hai visto? Te l'ho detto. La porta non si apre. Se si potesse aprire, saremmo già entrati da tempo per studiare le rovine. Scavare dall'altro lato e provare ad entrare, no? È la stessa cosa di Minecraft. Trovi una porta chiusa.
scavi, vai dall'altro lato. Ma sono senz'altro passati da questa porta. E io ti dico che nessuno è mai riuscito ad aprirla. Chi sono quelli? Oh, Yoden. Faran. Mi spiace così tanto per Sara. Come è potuto accadere una cosa simile? Felix e gli altri hanno attraversato questa porta. Sì, una porta che nessuna persona normale potrebbe mai aprire. Se l'hanno fatto significa che loro possono farlo, no? Andate a cercarli? Yoden, loro chi sono? Provengo dall'estremo nord. Hanno inseguito fin qui quelli che hanno rapito Sara. Hanno inseguito quel gruppo spaventoso. Sì, sono davvero spaventosi. Hanno un potere enorme e le loro intenzioni sono pericolosissime. Noi siamo gli unici che possono fermarli. Pensi che possiamo fermarli? Sembri molto sicuro di te, ma cosa hai intenzione di fare? Non ti ho mai sentito parlare in questo modo così duro, Faran. Cosa ti aspettavi? In mezzo a tali pericoli, come puoi chiedermi di lasciare il destino di Sara in mano ad un gruppo di bambini? Se vuoi che mi fidi di loro, devi darmi un motivo per cui dovrei farlo. Prima di tutto, dovete dimostrargli i vostri poteri. Siete in grado di percorrere la stessa strada? Le parole non bastano, dovete dimostrarci poterlo fare. Yoden vi chiede soltanto di farvi da parte e osservare. Va bene, proviamoci. Ora mostratevi ciò che sapete fare. Vediamo, dobbiamo fare qualcosa di preciso? La verità è che questa porta si apre soltanto a coloro che hanno il cuore puro. Fatto. La porta! Non ci posso credere, la porta si è aperta! È incredibile, si può davvero aprire! Ma come avete fatto ad aprire la porta? Non so come spiegarlo. Ce l'abbiamo fatta perché siamo noi. Sarebbe troppo lungo spiegarlo. Comunque non c'è tempo per le spiegazioni. È giusto, dobbiamo salvare Sara. Andiamo, Faran, dobbiamo salvare Sara. Andiamo, corriamo, forza, dai. Ecco appunto. Ehi, la porta si chiude. Perché si è chiusa? Non lo so, perché si dovrebbe chiudere? Si è chiusa per impedire l'ingresso a persone che non conoscono la psicoenergia. Sarebbe pericoloso se entrassero persone che non conoscono la psicoenergia. È vero, dovete attenderci qui. E che palle! Cosa? Ci stai chiedendo di farci da parte? Sì. Non potendo neppure far aprire la porta, vi daremo solo fastidio. Questo è vero. Non possiamo lasciare il destino di Sara nelle loro mani solo perché è pericoloso. Il loro potere è molto maggiore di quanto tu immagini. E senza quel potere le porte non si aprono? Sì. Così pare. Non avendo il loro potere saremo solo d'intralcio. Capisco, la vita di Sara è nelle vostre mani, quindi. Non deludeteci, dovete riportarci Sara sana e salva. Jacob, sbrigati. Tu e i tuoi amici siete la nostra unica speranza. Va bene. Dunque, rivelazione, bottoncino, ecco qua, e via. Si prosegue. Oh, le rovine della galleria. C'è un modellino del faro qui. La statua parla del cuore di Jacob. Tu che aspiri di salire al faro di Venere dovrai ottenere il permesso della signora. Solo allora si aprirà la via. La signora custodisce il luogo che cerchi. Ai suoi piedi attendono il tuo arrivo. Va bene. Ok, facciamo un doveroso comeback. In realtà ero più interessato all'ottenimento dell'ultimo digi mancante di questa zona che effettivamente proseguirla, perché ancora in realtà noi dobbiamo fare un'altra cosa prima. Garrett è salito di livello, bravissimo. Come ci ha detto anche la statua, noi dobbiamo prima di tutto andare al faro di Venere.
Salve. Kraden li implorava di fermarsi, ma loro continuavano a attaccare gli studiosi. È orribile. Lo so. Allora, lì ci abbiamo probabilmente un Mimic. Kraden è entrato dentro, ma è presto uscito dicendo che quello non era l'ingresso. Ma noi abbiamo cercato ovunque e non c'era altra entrata. Si leggono delle parole scolpite. Chi vuole salire al faro di Venere dovrà cercare prima la forza in sé e la forza che si ottiene guardando con gli occhi della verità. Solo allora si aprirà la via. Fatto. Una pietra trasporto. Eccola qui finalmente. L'ultimo pezzo mancante della nostra collezione di pietruzze. E pensa un po' che stronzo che sono. Bastava veramente entrare, fare questa cosa e potevamo già andare all'isola del Teschio. Oh. Vediamo se scendendo di qua arriviamo dove c'era l'altro forziere. No, dobbiamo fare l'altro giro lungo. Lì non c'è nulla. Ecco qua, proseguiamo. Eccoci qua. Forziere Mimic. Oh, strano. Un berretto buono. Berretto buono. Aumenta brutti colpi e ridà PP. Ah, allora in realtà è buono. È buono veramente questo. L'elmo guerriero aumenta i brutti colpi. È vero, anche lui. Il cappuccio del ninja, però cavolo, a Garrett è utile. A Garrett sarebbe utile anche questo. Gli aumenterebbe la difesa e gli diminuirebbe la velocità di neanche troppo in realtà. Possiamo gestirla, secondo me. Dunque. Il blocco non si può spingere ancora più avanti. Sarebbe bello se potessimo trasportare quel blocco per poi farlo cadere sul suolo. Forse la psicoenergia può aiutarci. Chi lo sa, magari la psicoenergia nuova che abbiamo appena ottenuto potrebbe essere. Proviamoci. Tac. E via. La prospettiva è stranissima. Oh, ma guarda, è chiuso. La vera strada si rivelerà soltanto a chi possiede il cuore autentico. Buongiorno. Ehi là, salve. Come va? Ed ecco nuovamente un'altra statua. La statua parla nel cuore di Geco. A te che aspiri a salire al faro di Venere, il tuo desiderio può essere esaudito. La via a lungo inaccessibile non si aprirà qui. Il sentiero inizia a grande distanza da qui, sul suolo di un'antica civiltà con l'alba dalla sua sinistra, mentre guardi il faro. Oh, incredibile. Si è accesa più di una luce. Se però gli parliamo di nuovo, ci cambia la strada. Sinceramente non mi ricordo quale sia la differenza, sai? Va bene, andiamo a vedere se ora che i due fari sono collegati succede qualcosa. Però prima abbiamo anche qui un blocchetto da poter spostare. Dunque, lo spostiamo appena, ecco, esatto. Riusciamo a incastrarlo qua dentro. Spostamento. Via. E ora. No, ho sbagliato. Trasporto e lo appoggiamo qua sopra. Plic. Bravissimo. Che stupido, mancava veramente pochissimo per poter andare nell'isola. Il pepe che ci aumentava la fortuna. Facciamo a lui. Sì, lo so, è stato un pelo sprecato su di lui. Poteva metterlo su di noi che, avendo al momento la spada sonica, ci poteva andare meglio. Però Garrett è sempre stato quello con le statistiche un pelo più abbassate rispetto agli altri. O meglio, parlo di statistiche generali, tipo la velocità, la fortuna, quelle cose lì. A livello di attacco e di resistenza, invece, è sempre stato un buon tank. Vediamo se adesso che i fari sono stati toccati, possiamo avanzare, visto che anche qui si è accesa la lucina. Ok, si è aperto il percorso verso di qua. Non so quale dei due fosse quello giusto, ma per il momento controlliamo entrambi. Ecco qua. Saliamo di nuovo di sopra e 1, 2 e 3. Eccoci qua. Dunque, abbiamo dei bei cespuglioni
e un cespuglino. Dunque, la cosa più logica è palesemente che noi dobbiamo arrivare da quel lato e molto probabilmente ci sarà un altro coso da tirare giù che ci farà passare da quella parte. Ecco qua, proviamo a vedere se è giusto. Tac. Burrasca. Devo usarne più di una? Ma pensa un po'. Ecco qua. Liberato dalle fogliette. E ora lo dobbiamo spingere di sotto. Ecco qua, ok. Saliamo di nuovo. Uno, due e burrasca. Per aprirci il passaggio dalle foglie. Ecco qua. Dunque, dove siamo adesso? Oh, bellezza. Proviamo a spingerlo di sotto. Tac, ecco qua. Ok, me ne serve ancora uno, però prima. Ecco fatto. Tac, e via. Ovviamente, quello qua non ci serve. Addio. Mi sa che questa però è la strada giusta, forse. O forse entrambe ci portavano a destinazione. Chi si ricorda? Oh, che culo. Con un abito oracole. Oracolare. Veste, resiste ad acqua, recupera PS. Guarda mia, tutto blu, tutto dorato, tutto con sto effetto blu attorno magico. Recupera PS, beh, in realtà neanche quello è male, però recupero PP è un pelo meglio. Vediamo dall'altro lato se troviamo qualcosa. Ok, qua ci sono 5 statue. Nessuna mi dice nulla, quindi io vado proprio sul sicuro e... Pare che la statua parli al tuo cuore. Ah, ma era molto semplice. Allora aspetta. Era molto più stupido di quanto in realtà non fosse. I raggi rossi verso ovest da me. I raggi viola verso sud-est da me. I raggi gialli a nord-est da me. I raggi rossi a nord-ovest da me. E tu, ovvio? I raggi viola verso sud-est da me. Quindi la posizione giusta diventa questa. Ta-ta-ta-ta. Ecco qua. E ora vediamo dove finiamo. Al faro di Venere. Che come sia possibile non lo so, ma ci siamo arrivati. E guarda un po', siamo anche tornati nella zona precedente. Se noi adesso rientrassimo qua in teoria e tornassimo a parlare con la statua, si aprirebbe un altro percorso. Un altro percorso che ci potrebbe nascondere altri oggetti. Eh già. Quindi la soluzione più pratica è proprio farli entrambi per riuscire a vedere cosa troviamo. Il problema qual è? Che la statua si è spostata. Quindi dobbiamo ritornare dove eravamo prima. Bravissimo Ivan che sale di livello. Ritorniamo di nuovo per l'ennesima volta che ci vedo continuare a entrare e uscire da sta zona. E ora la via per il faro sarà diversa da quella di prima. Prima siamo andati di là, ora possiamo proseguire da questo lato. Qua gli enigmi ovviamente sono un filo diversi rispetto a quelli di prima. Ecco qua. Pam 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 pam. E ora possiamo proseguire. Cosa dovremmo fare qui? E chi lo sa, forse far piovere? Plic. Ecco fatto, bello azzurro lui. E ora avanziamo. Dunque, di qua si prosegue anche di là. Vediamo prima da questo lato se ci nasconde un oggettino. Direi proprio di sì. Un'armatura azzurra. Ah, l'armatura azzurra. Buona questa, giusto? Più attacco pieno di PS, ovvero recupero PS 8, difesa e attacco. Beh, oddio, non male.
Vediamo a Garrett 388 e noi 405. E il problema è il calare la velocità. Se gli rimetto il cappuccio torna a 198, ok. Mia 183. Quindi il berretto buono a chi possiamo darlo? A nessuno di loro. Ok, per il momento tienitelo tu, Garrett. Ah, ci sono tante combinazioni che portano stessi risultati alla fine. Certo, se la prendevamo noi, effettivamente l'armatura azzurra poteva esserci d'aiuto, eh. Chissà cosa dovremmo fare qui, Chissà, forse dovrei far piovere in questo catino. Però mi sembra che siamo troppo in alto per poter proseguire, giusto? Quindi, di conseguenza, non dobbiamo solo riempirlo d'acqua, ma anche congelarla. Ecco qua, uno stronzo di ghiaccio gigante. Fatto. Proseguiamo. E siamo dall'altra parte di dove eravamo poco fa. Ma il risultato è sempre lo stesso. Siamo nuovamente al faro di Venere.